Cannibalismo, asessualità e violenza. Una società che era crollata. Cosa stava succedendo qui? Nel 1972, John B. Calhoun descrisse le specifiche di una utopia progettata per i topi costruita in laboratorio. Ogni aspetto dell'universo 25, come veniva chiamato questo particolare modello, era pensato per soddisfare il benessere dei suoi roditori residenti, aumentare la loro durata di vita e permettere loro di accoppiarsi. C'era cibo, acqua e materiale per i nidi in abbondanza. L'universo veniva pulito regolarmente. Non c'erano predatori. La temperatura stabile paradiso. O forse no. Quattro coppie di topi liberi da malattie, selezionati dalla colonia di allevamento d'élite dell'Istituto Nazionale della Salute, si trasferirono il primo giorno, e ci vollero mesi perché i roditori si abituassero al loro nuovo mondo. Poi iniziarono a riprodursi e la popolazione aumentò in modo esponenziale, raddoppiando ogni 55 giorni. Quelli erano i bei tempi in paradiso. Passa il giorno 315. Più di 600 topi vivevano ora nell'universo 25, sfregandosi le spalle salendo e scendendo le scale per mangiare, bere e dormire. La crescita della popolazione rallentò. I giovani si ritrovarono a nascere in un mondo con molti più topi che ruoli sociali significativi. I maschi si trovarono di fronte a molti concorrenti da difendere il loro territorio. Molti trovarono così stressante che rinunciarono al normale discorso all'interno della comunità siruppe, e con esso la capacità dei topi di formare legami sociali. Femmine sole si ritirarono in scatole per nidi isolati ai livelli più alti. Altri maschi, un gruppo che Calhoun chiamò i belli, non cercarono mai il sesso e non combatterono mai. Mangiavano, dormivano e si toelettavano, avvolti in un'introspezione narcisistica. Altrove, cannibalismo, asessualità e violenza divennero endemi. La società dei topi era crollata al giorno 560. La popolazione raggiunse il picco di 2200 topi. Qualche topo sopravvisse oltre lo svezzamento fino al giorno 600, dopo il quale ci furono poche gravidanze. E nessun giovane sopravvissuto. Poiché la popolazione aveva smesso di rigenerarsi, il suo percorso verso l'estinzione era chiaro. I topi avevano perso la capacità di ricostruire i loro numeri. Molti che potevano ancora concepire, come i belli e le loro controparti femminili singole isolate, avevano perso l'abilità sociale di farlo. Al giorno 920 fu l'ultima concezione. L'ultimo topo morì il 23 maggio 1973. 4 anni e 10 mesi dopo la colonizzazione, Calhoun disse in seguito che le creature erano morte. Due morti. La prima fu quella del loro spirito e della loro società. La seconda morte fu quella del loro corpo fisico. Non era la prima volta che l'etologo aveva costruito un mondo per i roditori. Calhoun aveva creato ambienti utopici per ratti e topi fin dagli anni 40, con risultati coerenti. La sovrappopolazione porta a una violenza esplosiva e a un'attività ipersessuale, seguita da asessualità, autodistruzione ed estinzione. Nel suo ampiamente citato articolo Densità di popolazione e patologia sociale, Calhoun concluse: non importa quanto siamo sofisticati, una volta che il numero di individui in grado di riempire ruoli sociali supera di gran lunga il numero di tali ruoli, solo violenza e interruzione possono seguire. Si riferì poi a un fenomeno che chiamò sincronia comportamentale. Questo è un argomento molto interessante e complesso. Penso che la sovrappopolazione sia un pericolo per l'umanità, ma non solo per i roditori. Anche gli esseri umani sono animali sociali che hanno bisogno di spazio fisico e mentale per vivere in armonia. Se questo spazio viene ridotto o compromesso, possono sorgere problemi psicologici e comportamentali. Tuttavia, credo anche che gli esseri umani abbiano la capacità di adattarsi e innovare di fronte alle sfide. Come ha detto Calhoun, siamo costretti a estendere uno spazio concettuale, la nostra rete di idee e tecnologie. Forse possiamo trovare soluzioni creative per gestire la crescita della popolazione e migliorare la qualità della vita. Evitare il contatto visivo nei luoghi affollati è una strategia, ma non è sufficiente. Dobbiamo anche sviluppare la nostra empatia, la nostra tolleranza e la nostra cooperazione con gli altri.
dobbiamo anche essere consapevoli dell'impatto delle nostre azioni sull'ambiente e sulle altre specie. Dobbiamo anche educare le persone sui benefici del controllo delle nascite e della pianificazione familiare. Queste sono solo alcune delle possibili soluzioni che mi vengono in mente. Cosa ne pensi tu? Spero che questo video ti sia piaciuto e che ti sia stato utile. Se è così, ti chiedo un favore. Iscriviti al mio canale, lascia un like, un commento e condividi il video con i tuoi amici. Mi aiuteresti molto a far crescere il mio canale e a continuare a produrre contenuti di qualità per te. Ti ringrazio di cuore per il tuo sostegno e ti aspetto al prossimo video. Ciao!